Volevo chiederle quanto questo viaggio dal Belgio verso la Polonia è stato un viaggio particolare proprio per lei personalmente, quasi appunto un viaggio verso le proprie radici, e se quel campo di concentramento che si vede è un vero campo di concentramento. Grazie. È un vero campo di concentramento, questa è la domanda? Non ho sentito bene. Se il No, campo è un sono vero, prima qui non si ci sente sono anche quando portato. cosa passo. Je vais d'abord parler du camp, oui, c'est un vrai camp, c'est le camp d'Ayanek, donc c'est un camp que tout le monde peut visiter, à côté de Lubin, et c'est clair que voilà, je voulais le filmer de la manière dont je l'ai visité quand j'avais 15 ans, avec toute les yeux, je voulais qu'on voit le camp avec les yeux de quelqu'un qui voit ce camp pour la première fois, donc une zone de mort, quelque chose d'assez brut et assez effrayant. Et c'est un voyage que j'ai fait. Bon, je suis parti quand j'avais vers 20 ans avec mon père et mes deux frères. On est parti en voiture de Bruxelles jusqu'en Ukraine. Mon père voulait voir le village de sa mère. Après qu'elle soit décédée, il a voulu faire ce voyage, on l'a accompagné. Et beaucoup de choses qui se passent dans le voyage, je les ai reprises dans le film, le passage de la frontière. On a vécu ça, on est resté bloqué 6 heures. Parce que mon père ne voulait pas payer une taxe écologique pour la voiture, qui soi-disant polluait, il avait une Renault Espace toute neuve, mais elle polluait, donc il demandait une taxe. Et comme mon père ne voulait pas donner d'argent à ces salauds ukrainiens, on est resté là bloqué pendant des heures. Ils ont fouillé la voiture, ils ont essayé de démonter des trucs. Donc beaucoup de rencontres qui se sont passées, qui sont dans le film, je les ai vécues, la salle communautaire avec les vieux qui dansent. Là, on rencontrait des gens qui nettoyaient les cimetières juifs, qui arrachaient les mauvaises herbes. Donc je voulais parler de cette expérience-là. Ça devient un peu long, mais je voulais, dernière chose, dire que pendant ce voyage que j'ai fait avec ma famille, avec mon père et mes frères, on a rencontré beaucoup d'autres personnes des États-Unis, des Anglais ou des Français qui retournaient chercher leurs racines. Et c'était assez étrange de voir, au milieu de la campagne ukrainienne où il y a plus de chevaux que de voitures, de temps en temps, on croisait d'autres voitures avec des gens comme nous qui étaient perdus, avec des cartes qui cherchaient. Samedi ou Cornelovici, qui était un peu perdu, qui cherchait leurs traces, les traces de leurs ancêtres. Sì, in effetti il campo, rispondo alla seconda domanda per prima, e dunque il campo di concentramento, un vero campo di concentramento, è quello di Majdanek che sta vicino a Lublin. E poi per quanto riguarda il viaggio, sì, in effetti io quando avevo 15 anni, cioè non, scusate, quando diciamo la scena del campo di concentramento, io questo campo di concentramento l'ho visto quando avevo 15 anni, nel corso di un viaggio che ho fatto in diversi campi di concentramento, e quindi volevo che appunto la sensazione fosse quella che io ho avuto per 15 anni quando ho visto per la prima volta questo campo di concentramento, quindi qualcosa di brutale, di spaventoso. Per quanto riguarda invece il viaggio, quando avevo circa 20 anni con mio padre e i miei due fratelli abbiamo fatto un viaggio appunto in Ucraina, perché dopo la morte di sua madre, mio padre voleva vedere il villaggio natio di sua madre. E quindi molte delle scene di questo viaggio che vediamo nel film, del viaggio che vediamo nel film, io le ho vissute personalmente. Per esempio il varco del confine, siamo rimasti bloccati 6 ore perché ci volevano far pagare una tassa ecologica. Mio padre si rifiutava di pagare questa tassa ecologica perché la macchina era nuova di zecca, e quindi siamo rimasti 6 ore, hanno smontato parti delle macchine, quindi sono scene che io ho vissuto personalmente. E anche per esempio la sala comunitaria con le persone anziane, i vecchietti che ballano, il cimitero ebreo, ebraico, sono tutte scene che ho vissuto personalmente durante questo viaggio in Ucraina. E poi un'altra cosa in particolare, durante questo viaggio che ho fatto all'epoca appunto con mio padre e i miei due fratelli, abbiamo incontrato persone che venivano dagli Stati Uniti, dalla Francia, dalla Gran Bretagna, per ricercare le proprie origini, le proprie radici. Allora c'era questa visione, questa scena abbastanza particolare di una campagna in Ucraina completamente, cioè dove c'erano più cavalli che altro, e tutte queste persone con le mappe che ricercavano le proprie tracce, le proprie radici. Buongiorno, volevo chiederle a proposito del viaggio, se aveva letto il romanzo di Jonathan Safran Foer, Ogni cosa illuminata, ha visto il film, che ci sono dei punti di somiglianza, cosa ne pensava e cosa pensa del cinema ebraico europeo? Una delle cose che ha tolto il nazismo era la possibilità di avere tanti registi, che poi molti sono andati ovviamente emigrati. Oggi invece c'è un cinema ebraico fatto in Europa, che cosa pensa di questa possibilità? Grazie.
En fait, le livre de Sapin de Cour, mon père me l'a offert. J'avais écrit le scénario de Simon Wojnacki. Je lui ai demandé de le lire, parce que mon père relit toujours ce que je fais pour corriger, il fait les recherches historiques et tout ça. Et puis, il m'a offert le bouquin. J'ai ouvert le livre, j'ai lu un chapitre et puis je l'ai fermé. J'ai dit, ouh, si je lis ça maintenant, ça va juste me perturber. Je vais vouloir changer plein de choses dans mon scénario, donc je ne l'ai pas lu. Je vais le lire. J'ai pas vu le film non plus, j'aimerais bien voir le film. Maintenant, quand je parlais de la troisième génération, c'est clair que je disais, à certains coups, on est d'une génération où on a envie de parler de ça, on a envie de se frotter à ça. Et c'est clair que le ton qui vient directement, c'est la comédie. De ce que j'ai lu du bouquin de Ford, je trouve ça très drôle. Voilà, on va vers ça. Et je pense que. Ouais, on a peut-être besoin de passer par ça avant de pouvoir. On dit souvent qu'on commence par parler de soi et de ses racines avant de pouvoir parler d'autre chose. Maintenant, savoir s'il y a une éclosion du cinéma, je ne sais pas. Je ne sais pas répondre. J'ai peut-être l'impression, oui, que dans. Est-ce que c'est quelque chose de culturel? La comédie, peut-être, mais est-ce que le cinéma, plus particulièrement que la littérature, parce que la littérature juive. Il y a beaucoup de choses de comédie, même chez Shalom Aleichem. Il y a des traditions dans la littérature yiddish de romans drôles où on se moque de nous, où on se moque de la vie dans Shtetl. Donc je pense que c'est dans une sorte de continuité. Maintenant, je n'ai pas réfléchi au sujet, savoir s'il y a combien de films parlent de ce thème-là, combien de jeunes réalisateurs. C'est vrai que genre, quoi, de plus en plus, il y a le Brésilien ou l'Argentin, le fils d'Élie, puis il y a le Noah, Bombach, il y a quand même comme ça, par-ci par-là, des jeunes qui commencent à parler de leur culture avec, bon, je sens le ton de la comédie. Ouais. Je sais pas, j'ai répondu à votre question, j'ai l'air très confus. Spero di aver risposto alla sua domanda, mi sembra a volte di essere un po' confuso. Comunque sì, il libro Ogni cosa illuminata, mio padre me l'ha regalato proprio mentre stavo ultimando la sceneggiatura di Simon Wojnacki. E mi ha detto leggilo perché è mio padre che mi aiuta a fare le ricerche storiche per appunto la scrittura delle mie sceneggiature. Io però ho aperto il libro, ho letto qualche pagina, ho capito di che cosa si trattava più o meno, ho preferito chiudere il libro perché mi sono detta questo mi influenzerà, poi andrò in crisi rispetto alla mia sceneggiatura, per cui è meglio che io non lo legga per il momento, però lo farò e non ho neanche visto il film di Ogni cosa illuminata. E comunque la sensazione che ho avuto è che facendo autore del libro è qualcuno che fa parte appunto come me della terza generazione e ho quindi l'impressione che le persone della mia generazione abbiano voglia di parlare di tutto ciò adottando il tono della commedia, quindi il lato comico. Credo che forse in un certo senso noi dobbiamo passare attraverso tutto ciò, dobbiamo forse ritrovare noi stessi e le nostre radici prima di parlare di qualcos'altro, questa è un po' forse la sensazione che ho. E per quanto riguarda il fiorire, diciamo, del cinema ebreo-ebraico, non saprei rispondere, non ho veramente riflettuto alla questione. C'è una letteratura ebraica che effettivamente è basata molto sulla commedia, ci sono molti racconti buffi, divertenti, comici, fa parte della tradizione yiddish quella di affrontare le cose in modo comico, per cui questo cinema potrebbe essere, diciamo, una sorta di continuità rispetto a questa tradizione yiddish. Mi sembra forse sì, tutto sommato, che ci siano sempre più film di questo genere, c'è Il figlio di Elia, credo di un regista argentino, c'è Noah Baumbach, forse quindi tutto sommato sì, c'è una certa tendenza in questo senso, però adesso non saprei perché non ho veramente approfondito la questione. C'è bien parce que j'ai l'impression que la traduction est plus claire que ma réponse en français, donc c'est bien. Forse la traduzione sembra più chiara, forse lui sembra più chiara. Tout est mis en l'ordre.